«Il tormento di Matteo Carati, quinta parte. La mia agente, facendo il suo lavoro, ha messo in linea tutti i pro e i contro. La meglio gioventù mi avrebbe impegnato per sei mesi e il compenso sarebbe stato un decimo di quello previsto per la lunga serie Mediaset che peraltro avevo già accettato di fare». Il film di Giordana era poi un rischio molto meno calcolato, nessuno sapeva quale sarebbe stato l'esito di quel progetto ambizioso, mentre il successo televisivo di Elisa e di Rivombrosa era più prevedibile. Eppure, mentre mi diceva queste cose, Paola stessa era ben consapevole che il mio corpo e il mio cuore avevano già scelto. Va bene Alessio, ma dal produttore a cui avevi già detto di sì devi andarci tu, è importante e non sarà facile. Quella notte non ho dormito, avevo dato la mia parola e mi sentivo terribilmente in colpa, ma il fuoco che avevo intuito nei copioni della meglio gioventù trascendeva a qualsiasi dovere. Com'era suo diritto, quel produttore mi ha aggredito con parole dure, lasciandomi paralizzato, in silenzio, ad ascoltare la sua rabbia, che sapevo giustificata dal mio ripensamento improvviso. Nei mesi successivi, nonostante il riverbero di quell'episodio così crudo, non vedevo l'ora di iniziare il lavoro su Matteo Carati. Sentivo il suo sguardo tormentato e perennemente insoddisfatto già sotto pelle. Il lavoro che ho fatto su quel personaggio con Marco Tullio Giordana è stato tra i più intensi della mia vita professionale e mi rimane dentro nonostante siano passati vent'anni. C'è chi ancora quando mi incontra mi parla di lui, rievocandomelo come se fosse esistito veramente.